Ho incontrato Edmondo in un'occasione particolare. Nel 2005 ci fu una manifestazione in onore del partigiano Costorella Orazio da Mister Bianco. Presso questa manifestazione avvenne al Poggio dove Orazio purtroppo fu fucilato, e allora, avendo presente anche le gesta di Edmondo Marinelli, lo cercai, lo trovai a Gemona. Lo invitai a venire per la successiva domenica, che era praticamente una domenica particolare, in quanto erano presenti tutte le autorità, l'ANPI, erano presenti i familiari di Orazio Costorella, che erano venuti a conoscere la storia e la sorte del proprio parente, e del proprio congiunto. Da Mister Bianco vennero sindaco ed altre personalità. Allora ritenni opportuno di far essere presente anche Edmondo. In quell'occasione, anche grazie al comune di Narni, che collaborò per questo tipo di organizzazione, e avemmo la soddisfazione di averlo tra noi. Poi, nel tempo, io, siccome avevo sempre il ricordo, un partigiano che fuggiva. Questo partigiano, ci incontrammo con questo partigiano a Poggio Santa Maria, del comune di Otricoli. E questo partigiano praticamente era in fuga. Mi disse: "Guarda, sono inseguito dai fascisti. I fascisti forse arriveranno tra poco. Tu devi dire non la direzione che ho preso, ma altra direzione." E quindi voleva anche omaggiarmi di qualche soldo, perché trasse dalla tasca una carta moneta che io rifiutai, e a quel punto continuò la sua corsa. Non erano trascorsi 5 minuti che arriva il gruppo dei fascisti e mi chiede se avessi visto qualche persona a fuggire, o comunque la direzione che aveva preso. Io, come d'accordo con il partigiano in fuga, gli indicai ciò che lui mi aveva detto, la parte opposta da cui, verso la quale veramente era andato. Poi, Questo episodio durante l'astrellamento del Poggio Rodrigo ricorda una. questo episodio, dopo nel tempo, facendo mente locale, ho messo insieme un po' di elementi. Il periodo era quello, la zona era quella, la storia di Edemondo, che lui ha raccontato, che fuggì, sfuggì anzi ai colpi fascisti che lo avevano individuato, era nel mese di febbraio, nei giorni 15-16 1944, mettendo insieme tutti questi elementi. E avendo avuto modo di vedere una foto
di Edemondo dell'epoca, ho pensato che il Fuggiasco fosse Marinelli Edemondo. Sono rammaricato perché se avessi fatto tutte queste considerazioni molto prima, il tempo nel quale ancora Edemondo era in vita, sicuramente ci saremmo sentiti e lui avrebbe ricordato l'episodio. Un grande gesto, insomma, no. Di resistenza, insomma, no. Che ha salvato la vita a... Ma no, questo no. Insomma, a un uomo, a partigiano, no, quello è l'uomo, no? No, questo non c'ho questa pretesa. Questo è verità, no, storia. Insomma, e poi quindi Edemondo nel 2005 l'incontro c'è stato. Edemondo nel 2005-2006 venne, siamo stati due o tre giorni insieme alle autorità di Mister Bianco che, e insieme ai familiari del partigiano Costorella Orazio che fu fucilato appunto in quei giorni, e abbiamo ricordato molte cose. Costorella Orazio ha avuto dal presidente Ciampi la medaglia d'oro al valore civile, poi l'altro partigiano invece che era deceduto in combattimento il giorno 16 febbraio, Gaetano Di Blasi, già aveva avuto una medaglia d'oro, d'argento o da l'AMPI, dalle autorità dell'epoca, la medaglia d'argento al valor militare, quindi tutte e due sono stati onorati. Però lì c'è pure, diciamo, un problema che non arrivò alla comunicazione, A Costorella Orazio, quando non erano al corrente della fila della atroce morte, in quanto mai questa comunicazione gli era data da nessuna autorità, figurava disperso. Allora i familiari negli anni fine 40, primi 50, chiesero al comune di nascita, al comune dove era nato Orazio, di poterlo ricordare in qualche modo, e il comune gli intestò una piazza. E questo ha fatto sì che mi aiutò moltissimo, in quanto io ero da sempre alla ricerca della provenienza di Costorella Orazio e Gaetano Di Blasi, ma con l'avvento di internet, vedendo che a Mister Bianco c'era questa piazza intestata ad Orazio, inviai un messaggio al comune di Mister Bianco e chiesi chi fosse questo ragazzo e perché avesse questa piazza intestata. Mi fu risposto che era un disperso della Seconda Guerra Mondiale e quindi io poi comunicai a mia volta le notizie che il disperso invece, la salma, i resti del disperso erano trasferiti alla tomba dei Garibaldini di Terni, quindi il sindaco
di Mister Bianco Ninella Caruso fu subito entusiasta di questa storia, e oltre organizzare la presenza sua e del comune e di autorità a Mister Bianchesi, ebbe la geniale idea di inviare la storia alla Presidenza della Repubblica, cosa che fece e ebbe un meraviglioso risultato. Il presidente Ciampi volle onorarlo con la medaglia d'oro al valor civile.